Allora, quello che ci occorre per realizzare le nostre mascherine è innanzitutto del cotone. Io vado ad utilizzare questo, è un cotone dell'Ancol Style, sono gomitoli da 50 grammi, si lavorano con un uncinetto 2,5-3. Io vado ad utilizzare un uncinetto numero 2,5 perché voglio che la lavorazione stia bella compatta, che non ci siano buchi nel mezzo, quindi vado a lavorare con l'uncinetto più piccino proprio per questo, perché la lavorazione resti bella tirata. Questi gomitoli, tra l'altro, dato che abbiamo pensato che possono essere utili appunto a realizzare queste mascherine, li trovate sul sito scontati. Ok, se anche voi appunto li volete usare per questo scopo, li trovate in offerta. E poi ci occorre del tessuto TNT che è un tessuto filtrante 50 grammi per metro quadro. Noi lo vendiamo a pezzi da 1 metro per 30 centimetri, quindi già qui vi vengono diverse mascherine e in questo caso andremo a ritagliarne una striscia e a inserirla nella tasca qui della nostra mascherina per fare da filtro, che questi filtri poi andranno sostituiti ripetutamente e tolti quando la mascherina va lavata. Quindi questo tessuto inoltre può essere usato anche per fare le mascherine usa e getta, quindi magari quelle tipo da dentista, tanto per capirci, che potete direttamente tagliare e cucire con questa stoffa apposita. Ok, noi adesso in questo caso vediamo appunto come usarla solo da filtro e non direttamente da mascherina. Vi ricordo sempre, in ogni caso, che queste mascherine non sono testate, quindi non sono dei presidi medici, non sostituiscono assolutamente le varie mascherine che potete trovare in farmacia, però dato che scarseggiano, abbiamo, come tanti di noi che si stanno arrangiando a farle con la stoffa e con altre cose, abbiamo pensato che poteva essere un'idea utile e che comunque sono meglio di niente per uscire anche solo a fare la spesa senza la mascherina, piuttosto di non averla. Anche queste fanno già un pochino da barriere, da protezione, quindi meglio di nulla. E ci è arrivato appunto anche questo TNT adatto appunto da essere usato sia da filtro che no. Trovate tutto il materiale sul nostro sito www.merceriamari.it. Allora, per prima cosa prendiamo il nostro filo con l'uncinetto e avviamo un numero di 46 catenelle. Una volta realizzate queste 46 catenelle, ne facciamo ancora una per girare, quindi per voltare, per iniziare la lavorazione vera e propria. E partiamo realizzando 8 maglie basse. Realizzate queste 8 maglie basse, adesso andiamo a lavorare 3 mezze maglie alte. Una, due, tre. A questo punto andiamo a fare invece 23 maglie alte. Arrivati a questo punto, facciamo di nuovo 3 mezze maglie e terminiamo il giro facendo le ultime 8 maglie basse. Voilà, a questo punto non ci resta che fare una catenella, voltare il lavoro e lavorare le maglie di nuovo nello stesso ordine così come si presentano, ovvero faremo di nuovo 8 maglie basse, 3 mezze maglie alte, 23 maglie alte,
3 mezze maglie alte e 8 maglie basse, quindi ripetiamo sempre esclusivamente questa sequenza, lavorando i punti così come si presentano e gli stessi punti che abbiamo di sotto, quindi di nuovo 8 maglie basse dove abbiamo le 8 maglie basse, le 3 mezze maglie alte e le 23 maglie alte e così via, ok? Quindi in questo modo dobbiamo proseguire così per 11 giri, a ripetere sempre questa stessa sequenza. Adesso ho finito le maglie basse, parto a fare le 3 mezze alte. E adesso vado a fare le 23 alte e poi di nuovo la discesa di 3 basse di 3 mezze alte e 8 basse. Quindi proseguiamo così per 11 giri. Il primo compreso è quello che abbiamo appena iniziato, è già il secondo giro, ok? Fino ad arrivare al giro undicesimo. Arrivati a questo punto vedete che ho fatto 11 giri, dobbiamo iniziare il dodicesimo che inizia come tutti quelli precedenti, quindi abbiamo fatto sempre una catenella per girare e andiamo a lavorare le prime 8 maglie basse. E a seguire le 3 mezze maglie alte. E successivamente andiamo a fare 11 maglie alte. Fatte queste 11 maglie alte, adesso dobbiamo andare a fare un aumento dove nel punto seguente andiamo a lavorare 3 maglie alte prese tutte nello stesso punto. Quindi vedete che ho lavorato la prima, rientro nello stesso punto, vado a fare la seconda, rientro nuovamente nello stesso punto e vado a fare la terza. Fatto ciò, proseguiamo a lavorare le successive 11 maglie alte, le altre 3 mezze maglie alte e le ultime 8 maglie basse. Voilà, facciamo le 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e adesso facciamo le 8 maglie basse. Fatto ciò, dobbiamo di nuovo voltare il lavoro e adesso andremo di nuovo a lavorare le maglie come si presentano, ovvero facciamo le 8 maglie basse, le 3 mezze maglie alte, poi andiamo a lavorare le maglie alte che questa volta non sono più 23 ma sono 26 perché sono 25, scusatemi, perché abbiamo fatto l'aumento qui in centro, quindi lavoreremo senza più aumentare perché questo era l'unico giro d'aumenti, però andremo a lavorare 25 maglie alte, poi di nuovo le 3 mezze alte e di nuovo le ultime 8 basse. In questo modo dovremo andare a lavorare ancora 3 giri. Allora, guardate, una volta terminato i giri, anche sopra qui gli ultimi giri, dobbiamo andare a fare quello che è il legaccio da poter inserire dietro le nostre orecchie. Quindi prendiamo di nuovo il filo, quindi facciamo un nuovo cappio, andiamo a inserirci qui sul lato corto, quindi nell'angolo del nostro lato, ci inseriamo con l'uncinetto e andiamo a fare una maglia bassa.
e facciamo tutto il giro di maglie basse, quindi facciamo un giro intero dove lavoriamo i punti così come si presentano. Voilà, arrivati appunto dall'altra parte andiamo a fare 45 catenelle. Io ho misurato che per me è la misura giusta, se poi le fate da bambino o magari da uomo potete misurare e assicurarvi che le 45 catenelle siano, non siano troppe o troppo poche e di regolarvi di conseguenza. Realizzate le 45 catenelle, andiamo a inserirci nell'altra estremità del lato corto e chiudiamo facendo una maglia bassissima. Quindi così e terminiamo il lavoro. Adesso possiamo tagliare il filo e voilà, ecco che abbiamo ottenuto la mascherina con i due legacci. Anche i laccetti, come ultima cosa dobbiamo andare a realizzare la tasca interna che ci permetterà poi di inserire il filtro all'interno della mascherina. Quindi partiamo avviando 23 catenelle. Allora, realizzate tutta la serie di catenelle, adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia alta per ognuna di queste. Quindi andiamo a fare le prime 3 catenelle che sostituiscono il nostro primo punto alto. Dopodiché andiamo a lavorare una maglia alta per ogni catenella sottostante. Quindi procediamo così per tutto il giro. Una volta terminato il giro, facciamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e lavoriamo nuovamente una maglia alta per ogni punto sottostante e dobbiamo procedere così a lavorare i punti come si presentano fino ad aver ottenuto, questa è la nostra mascherina, la tasca l'andremo a posizionare qui in mezzo, dobbiamo ottenere l'altezza della nostra mascherina, quindi andremo a fare tanti giri quanti corrispondono appunto all'altezza finale della nostra mascherina. Procediamo in questo modo. Allora, ho realizzato 12 giri di maglia alta, questo è il risultato finale e adesso vediamo come andare ad attaccarlo. Io qui vedete che ho già fatto una cucitura e adesso dobbiamo andarla a fare dall'altro lato in modo che restino aperti i due laterali e poi qui andremo a mettere il tessuto TNT per fare da filtro. Quindi ho preso un ago, un ago normale con una agugliata di filo, adesso vado a inserirmi qui in modo che il nodo si fermi qui all'interno e resti all'interno e non si vede, dopodiché passo e vado a prendere il mio punto della parte interna e il punto della mascherina e tiro, torno indietro, quindi passo nella mascherina, nella taschina interiore, tiro e vado a fare il punto. Quindi dobbiamo procedere
in questo modo ad attaccare tutto il laterale, come vi dicevo prima, anche la parte sotto, ok? Una volta arrivati qui al fondo dove abbiamo terminato la cucitura, puntiamo ancora una volta all'interno, creiamo una asolina, ci passiamo con l'ago dentro, abbiamo creato un nodo di chiusura e possiamo andare a tagliare il filo. Voilà, ecco che abbiamo cucito all'interno anche la nostra tasca e adesso non ci resta che andare a far passare i vari fili qui che ho, che devo ancora nascondere, e poi andare a metterci il tessuto per fare da filtro. Ed ecco che abbiamo realizzato e terminato la nostra mascherina. Guardate, ho fatto passare i fili alla mascherina, questo è il risultato finale. Sono molto soddisfatta, mi piacciono un sacco. Adesso le andiamo ad appoggiare qui sul, appunto, come dicevo prima, il tessuto TNT. E andiamo a tagliare un pezzettino di questa stoffa che poi andiamo ad inserire qui all'interno nella tasca. Quindi ecco che abbiamo inserito anche la protezione che poi, ripeto, dopo un paio d'ore o che va sostituito, quindi il filtro va cambiato, potete tagliarvi tanti pezzettini in modo che poi potete sostituirli, e anche le mascherine, mi raccomando, dopo averle usate sono da lavare, si possono riciclare, quindi non vanno buttate ma vanno disinfettate e lavate, oltre che a sostituirgli il filtro. Io penso che ne realizzerò diverse di vari colori, mi piacciono veramente un sacco e sono anche molto comode e confortevoli, stanno ben attaccate alla faccia, e per vedere anche quanto parano potete fare un esperimento che qualcuno ho già visto che anche fa, ovvero di mettersi la mascherina, andare davanti a uno specchio chiudendo tutti i bordi sopra e sotto con le mani, alitare e vedere quanto vapore acqua si deposita sullo specchio, così sapete rendervi conto anche di quanto effettivamente filtrano e riparano. Comunque, come dicevo, non sono presidi medici, mi raccomando, ricordiamocelo, non sostituiscono quelle che trovate in farmacia, ma possono essere comunque un aiuto e in alternativa al niente fanno già qualcosa. Quindi adesso sapete come potete realizzarle, ecco. Grazie a tutti. Ciao, al prossimo tutorial.